Bentrovati alla biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi. Oggi leggiamo L'etica della libertà, memorie di mezzo secolo di Raymond Aron del 1982, questa edizione Arnoldo Mondadori editore. L'opera originale è stata pubblicata in Francia nel 1981 dall'editore Julliard con il titolo Le spectateur engagé. Il testo è tradotto da Marc Le Camus, la prefazione è di Alberto Ronchey. Il contenuto consiste in un colloquio tra Aron e due giornalisti, Jean-Louis Missika e Dominique Volton. A partire dalla prefazione di Ronchey, che ne rende un vero e proprio omaggio, è possibile avere chiara l'immagine della irregolarità di Aron. Secondo Le Monde, ai tempi dell'università, era più a sinistra di Sartre, assieme al quale avrà condotto gli studi, e non solo gli studi, anche l'esperienza di tempi moderni, contro gli altri Merleau-Ponty. Al momento di prendere posizione sulla rivoluzione di maggio sarà critico della fragilità, della debolezza dell'impianto concettuale, ne ammetterà la svolta epocale, ma comunque ciò non gli impedirà di definire la rivoluzione di maggio uno psicodramma rivoluzionario. Lo stesso Aron sosterrà di aver cambiato idea rispetto a una certa idea di sinistra, rispetto al marxismo, a seguito dell'approfondimento degli studi di economia politica. Nella sua vita personale, professionale, nelle sue esperienze di rapporto entro la società e con la politica, prenderà le distanze, si terrà a debita distanza tanto da ciò che rappresentava Marx, tanto da ciò che rappresentava Machiavelli, perché non si sentirà di essere il confidente della provvidenza e dall'altra parte non sarà mai al servizio di un principe che lo avesse scelto come suo fidato consigliere. In particolare rispetto ai presidenti della Repubblica Francese, della Quarta e Quinta Repubblica, Aron dirà di aver litigato con tutti quanti, con una eccezione, alla quale comunque non avrà risparmiato critiche e con la quale avrà intrattenuto un dialogo molto sostenuto, un rapporto dialettico molto accentuato con Valéry Giscard d'Estaing. Per quanto riguarda gli esiti, i seguiti della rivoluzione, sarà stato tra i primi a rilevarne la possibile deriva nebulizzata, la vaporizzazione, la atomizzazione della fede militante in tante piccole, minute ideologie, scuole settarie di pensiero. E se qualcuno lo avrà accusato di aver servito argomenti di destra ai conservatori, avrà risposto che ci si può scegliere nella vita l'avversario, ma non l'alleato. Ed è il suo rapporto con le idee, con la storia delle idee, potremmo dire, secondo la lettura di Isaiah Berlin, che ne caratterizza il piglio critico verso ogni ideologia, verso ogni forma pseudo-strutturale di una certa visione globale del mondo, del momento storico. Sarà diffidente dalle, idee generali, dal grande amore che si può avere delle idee generali a scapito dei dati di fatto. In questo sembra richiamare la polemica, se così si può dire, di Hannah Arendt rispetto alla filosofia del suo tempo, laddove pur evolvendosi all'interno di una elaborazione concettuale raffinata, perde il contatto con la realtà, con il dato di fatto. Sarà elemento contraddistintivo di Aron, la sua capacità critica fondata su una ricerca paziente, su una severità concettuale. Egli stesso prenderà a modello il metodo sperimentale, lo stesso avviso di Popper di prendere la buona abitudine come esercizio mattutino al momento della colazione di passare al setaccio, vagliare attentamente e se occorre scartare
ogni giorno le idee, le ipotesi predilette, come esercizio critico verso prima di tutti se stessi. In questo ricorda la lettura che abbiamo fatto di Arturo Carlo Jemolo del profilo di Einaudi, della ragione in rapporto all'onestà intellettuale, prima ancora che verso gli altri, verso se stessi, la capacità di abbandonare un'idea della quale ci si è innamorati se si riconosce che ha ragione è fragile nell'impianto strutturale, è debole, non è sostenibile con elementi razionali. Ed è di nuovo il rapporto tra emozione e ragione che vede una ulteriore diffidenza di Agon, laddove egli susciterà probabilmente odio in coloro che preferiscono le emozioni, che sono in grado di soverchiare le nozioni, la stessa ragione. Un po' come Max Weber potrebbe essere stato in odio di quanti preferiscono illudersi e dalla realtà preferiscono i soli sogni. Ed ecco che il rapporto di Agon con il pensiero, con una lettura critica ma lucida della società e della politica del suo tempo, gli fa dire che a volte non sono le cattive intenzioni a portare a derive pericolose la società, l'umanità, ma alcune volte basta l'ignoranza, tanto che egli stesso avvertirà: non bisogna sottovalutare l'ignoranza, perché prima ancora di pensare alle cattive intenzioni, alcune volte può bastare la sola ignoranza ed essere deteriore, aberrante del nostro stesso concetto di umanità. Leggiamo oggi più brani di Aron perché sono letture brevi che nascono da domande poste ora da Missikà, ora da Volton, alle quali Aron di volta in volta risponde. Partiamo da una domanda che gli pone Dominique Volton. Nella parte conclusiva della sua tesi scrive che la storia è libera in quanto non è scritta in anticipo, né determinata come una natura o una fatalità, che rimane imprevedibile come l'uomo per se stesso. 40 anni dopo, con tutti gli avvenimenti che ha vissuti nel frattempo, condivide tuttora le opinioni di questa filosofia della storia? Aron risponde: sì, senz'altro, ma qui bisogna essere alquanto più sottili. Ci sono dei grandi movimenti della storia che sono più o meno prevedibili. Esiste ciò che si chiamano i movimenti pesanti, naturalmente. Si può prevedere in modo approssimativo il numero della popolazione francese entro 20 anni, magari entro 30 anni, lasciando da parte l'ipotesi di una guerra, ma non c'è un determinismo globale degli eventi storici, quindi tutto quel che ci riguarda da vicino, cioè la qualità delle istituzioni, la natura dello Stato, la qualità dell'uomo, tutto questo rimane in buona parte imprevedibile. Sì, riprenderei la formula che mi piace abbastanza, tra virgolette, la storia è imprevedibile, come l'uomo lo è per se stesso. C'è una certa proporzione tra la storia e l'uomo, tra un rapporto, se vogliamo, biologico del progresso anche umano, non solo di microcosmo, ma in rapporto ad un macrocosmo, ad un contesto e l'evoluzione della storia, la stessa imprevedibilità, lo stesso statuto costitutivo dell'essere umani, parte della storia. Possiamo sperare per ogni uomo il meglio come il peggio. Personalmente mi piacerebbe non disperare di nessun uomo e comunque non disperare mai degli uomini, anche se questo secolo ci ha fornito tanti motivi di disperazione. Fu Aron, uno anche tra gli intellettuali più critici dell'avvento del nazismo fin da subito, anche molto più avanti nel saper leggere ciò che sarebbe avvenuto di lì a breve di tanti altri ben pensanti. Ora il successivo brano che leggiamo nasce da una domanda di Jean-Louis Missikà. Nel 1976 ha detto in un'intervista:
Temo l'immaginazione tanto in filosofia quanto in politica, per cui fra l'altro sono piuttosto un analista o un critico. Risponde Aron, credo che sia la verità. Ho analizzato molte situazioni politiche ed economiche in modo corretto. In linea di massima mi pare di aver avuto del giudizio. Quando si sviluppavano dei dibattiti fondamentali riguardanti l'essenza della civiltà moderna, sono sempre stato, credo, dalla parte giusta. Non mi sono illuso su Hitler, non mi sono illuso su Stalin, non ho creduto che la Francia potesse rinnovarsi con l'Algeria francese. Tutto questo, per così dire, va a mio favore. Non è presunzione, credo che sia vero e lo dico semplicemente in modo distaccato. Ancora, ci muoviamo attraverso le pagine e prendiamo il penultimo brano. Questa volta è nuovamente Bolton che pone la domanda. Per definire il ruolo di un intellettuale, lei dice spesso che ha la scelta tra essere il confidente della provvidenza o il consigliere del principe. Aron risponde: questa distinzione risale alla mia introduction alla philosophie de l'histoire. In quell'epoca veniva presentata con un lessico diverso. Da un lato c'era la politica dell'intendimento, l'espressione veniva da Alain, e dall'altro la politica della ragione, con la R maiuscola. Nel primo caso l'uomo politico non conosce l'avvenire, conosce la realtà e cerca di navigare per il meglio, con circospezione. Nel secondo caso il politico, il marxista per esempio, afferma di conoscere l'avvenire. Prende le decisioni politiche in funzione di un'evoluzione storica che crede di poter prevedere e controllare. A proposito di prevedibilità o più propriamente imprevedibilità della storia e del nostro stesso essere umani. Per cui il consigliere del principe è quello che aiuta il principe a conoscere la situazione in cui vive, quel che si può fare in funzione degli avvenimenti, senza avere la pretesa o l'illusione di conoscere l'esito del dramma o della tragedia che si chiama la storia umana. Ma nel nostro secolo ci sono pure quelli convinti di essere i confidenti della provvidenza, quelli cioè che sanno che la provvidenza storica assicura la vittoria al proletariato e al partito comunista. Hanno la sicurezza, a volte insopportabile, che l'esito sarà felice. Dopo aver riflettuto sul marxismo, mi è sembrato impossibile affermare che le lotte di classe e di nazioni, che queste lotte che noi stiamo osservando e vivendo, portassero necessariamente alla società socialista, come la immaginavano fra l'altra vagamente i seguaci di Marx. In questo senso la mia politica è una politica dell'intendimento, però precisavo che si può essere consiglieri del principe solamente se si ha una certa rappresentazione globale della società in cui si vive e solo a patto di accettare questa società. C'è quindi una scelta iniziale e a partire da questa scelta ci sono le decisioni puntuali che sono sempre incerte, che sempre comportano un estremo rischio di errori. Perciò tutti quelli che sono stati degli uomini di azione si sono spesso sbagliati, come pure i commentatori. Se si rilegge tutto quello che ho scritto, è estremamente facile trovare degli errori qua e là. Ne avete trovati e ce ne sono tanti altri, ma tutto è una questione di proporzione. Ora l'ultimo brano e poi volgiamo a conclusione di questa lettura. Dominic Bolton domanda: ritiene che si possa giustificare una società con la sola crescita? Risposta di Aron: no, è ovvio, non si vive per un tasso di crescita. Ancora Bolton. D'altronde, da 35 anni, lei condanna le ideologie, le utopie che hanno fatto milioni di morti in nome di una felicità futura. Insomma, che cosa potrebbe mobilitare la risolutezza collettiva nelle nostre società? Aron risponde: bisogna risvegliare le speranze, ma non mi pare sia inevitabile risvegliarle con un'ideologia dogmatica che annuncia l'avvenire come prestabilito e che conferisce a un gruppo determinato la missione storica, messianica, di salvare l'umanità. Personalmente credo di poter suscitare speranze in molti uomini, ma non posso evidentemente compiere la missione dei profeti ebrei o marxisti, non sono dotato. Ecco tutto. Bolton. Pensa che i valori della democrazia occidentale abbiano nuove possibilità di essere sentiti in questa fine del XX secolo? Aron.
Oggi le democrazie occidentali in cui viviamo rappresentano una debole minoranza dell'umanità, ma nonostante il fatto che gli europei o gli occidentali siano stati dei conquistatori e che nel complesso si siano comportati in modo altrettanto malvagio degli altri conquistatori, hanno lo stesso lasciato qualcosa che i popoli ex conquistati intendono conservare. Vogliono conservare i mezzi di produzione che sono stati portati loro, intendono sviluppare le loro capacità produttive. Inoltre, penso che malgrado i regimi che si sono instaurati, molti popoli maltrattati o conquistati dagli europei hanno una certa nostalgia dei regimi liberali. Tant'è vero che molti di questi paesi che non vogliono o non possono mantenere le istituzioni democratiche si rifanno al nostro vocabolario politico. Forse hanno anche ereditato i nostri mali. Ma parlando come noi, intendono dire che forse noi altri occidentali siamo un po' diversi dalla maggior parte dei conquistatori. Malgrado tutto, abbiamo portato loro qualcosa che conserva il suo valore, che giustifica la fiducia che ho nell'avvenire dell'Europa, benché questa fiducia sia più fondata su sentimenti che non su fatti incontestabili. Jean-Louis Missika pone una domanda veloce alla quale segue una risposta altrettanto veloce. È l'ultimo dei liberali? Aron risponde: no. Oggi molti mi raggiungono. Al limite potrei essere alla moda. Avrete sentito durante questa lettura dei rumori di fondo, sono i rumori della biblioteca vivente, come è capitato anche in altre letture, che vive attraverso libri presi dagli scaffali, battuti sui libri, porte che si aprono e porte che si chiudono. Grazie per aver seguito questa lettura e dalla Fondazione Luigi Einaudi, arrivederci. Alla prossima!